a me competono soprattutto buongiorno a tutti. Credo che a me competano soprattutto dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento va naturalmente a chi ci ospita, quindi Farinetti e Mosca qui con voi. Allora, ringrazio. Allora ricomincio con i ringraziamenti, lascio Mosca per la fine. Vorrei ringraziare invece, ecco, stavo ringraziando i titoli perché ci ospitate in questo spazio prestigioso e quindi per noi è un motivo di grande considerazione. Speriamo di poter utilizzarlo nella maniera migliore e anche di costruire delle strategie operative che, come annunciava Gianluca, possano sviluppare la collaborazione tra i titoli e la nostra regione. E io guardo sempre, usando le persone che sono davanti a me, vado sempre con grande attenzione alla strategia macro regionale adriatica, questo spazio che si sta aprendo dinanzi a noi e su cui è necessario costruire delle piattaforme come quelle che voi siete stati in grado di creare. Quindi grazie all'ospitalità che ci avete offerto. Il secondo ringraziamento va a Gianluca Carabs e all'Assam, perché questo libro, Oli Monoartitali, è un libro che ha voluto fortemente l'Assam, che è l'Agenzia dei Servizi nel settore agroalimentare delle Marche, compendio all'Assessorato all'Agricoltura che qui è rappresentato la dottoressa Malaspin della Regione Marche. Credo che il significato di questo volume non sfugga a nessuno e sia stato adeguatamente sottolineato proprio nelle parole di chi comparava questo percorso che è stato avviato a quello già sperimentato nel settore del vino. Quindi vorrei ringraziare Barbara Raffei, Giorgio Panelli e Antonio Ricci che hanno realizzato questo volume e dire che costituisce una tappa importante e significativa alla strategia complessiva della nostra regione che punta moltissimo alla crescita di una nuova economia. Lo sapete, lo designiamo il secondo motore dell'economia regionale accanto al manifatturiero, dove noi siamo la prima regione d'Italia e gran parte del Made in Italy che è stato citato si realizza nella nostra regione, cominciare dal settore del fashion e così via, dotarci di un secondo motore che è fatto soprattutto dalla valorizzazione dell'ambiente, quindi valorizzazione dell'agricoltura, agricoltura naturalmente non standardizzata, non orientata alle grandi produzioni, alle grandi quantità, ma soprattutto rispettosa di uno sviluppo senza fratture, come il logo della nostra regione. Un'agricoltura che rispetta la sua tipicità e che rispettando la tipicità riesce a creare un prodotto molto differenziato, qualitativamente rilevante e quindi in grado di essere riconosciuto.